Ciao a tutti, siamo a Desenzano del Garda. Il 22 settembre si svolgerà la prima Gran Fondo col Nago. Tre percorsi, lungo, medio e corto. Andiamo a sentire l'organizzatore Tazio che ce li descrive. Il percorso lungo è di 130 km, che con l'unica asperità è a Serle, un'asperità di 6 km. Dopo c'è un medio di 102 km, che sali scendi sulle colline del Garda, e poi un corto di 70 km. Una Gran Fondo comunque che è accessibile a tutti, un percorso e un panorama spettacolare. Adesso andiamo a vederla insieme. Desenzano del Garda è un posto turistico, ma è un posto per andare in bicicletta. Ci sarà qualcuno che la Gran Fondo la farà tutta per vincerla. Io sicuramente la farò un po' a passeggio, mi godrò i paesaggi e penso che mi divertirò di più. In gara qui sarà ancora un bel caos, perché in partenza è sempre una lotta per stare davanti. Chi vuol fare la gara tranquillo è meglio che parta dietro e non si prenda dei rischi. La strada è molto bella, è molto ampia e tenuta bene. È un percorso accessibile a tutti, ma soprattutto è un percorso, anche il percorso lungo, che ce la può fare anche un atleta con una preparazione anche abbastanza precaria, non essendoci delle salite lunghissime. Ormai ci siamo, dopo 6-7 km di corsa stiamo arrivando al primo bivio. Qui chi è meno preparato dovrà andare verso sinistra e fare il percorso corto, mentre invece il percorso lungo e il medio bisogna tenere la destra. Il panorama è bellissimo, sicuramente in corsa non si vede, ma guardate un po' chi ci ha raggiunto in questo momento. Ciao Paolo! Paolo, come stai? Va, un po' affaticato ma bene, dai. Ti vedo in forma come me. Più o meno, siamo del solito club ormai. Allora Paolo, qui siamo al bivio, il primo bivio, percorso corto si va di là, percorso medio e lungo si va di qua. Tu che in corsa il 22 settembre quale vuoi fare? Ma starei per dire questo, ma visto la bellezza delle zone, perché no, dai, approfittiamone, poi oggi è una bella giornata, sperando che poi sia altrettanto bella il giorno della Gran Fondo, oggi andiamo di qua, poi ci avremo tutto il tempo per pensarci. Guarda, ci mettiamo d'accordo, ci prepariamo un po', il 22 settembre io e te facciamo il lungo, 130 km, con una calma, salita, ci fermiamo calma. Ai ristori, okay. Ma io e te lo facciamo. I ristori sono dei punti ben precisi della manifestazione. Oggi che siamo più tranquilli, guardiamo anche qualche altra logistica che potrebbe rendersi utile quel giorno. Via! Anche perché io e Paolo di corsa ne abbiamo fatte abbastanza, perciò il ciclismo adesso ce lo gustiamo come va gustato. Anzi, anche questo è un appello che bisognerebbe fare più spesso. Noi abbiamo già dato, ma chi si cimenta su queste prove, prendetelo con lo spirito giusto. Questo è cicloturismo, è divertimento, è paesaggio, natura. Divertitevi, fatica fatela, ma il giusto. Un po' di fatica fa bene, per il resto divertimento. Andiamo a vedere il percorso. Andiamo. Stiamo entrando a Soiano del Lago, siamo sul percorso medio-lungo, non c'è un metro di pianura per il momento, i primi 6-7 km pianeggianti. Dopo il bivio corto hanno cominciato questi sali-scendi, strada molto bella, larga, qualche curva ma parecchi strappi. Quindi in una Gran Fondo bisogna capire cosa bisogna fare, cercare di mettersi nel gruppetto giusto
anche perché questi strappi in gruppo si fanno a tutta, mentre da solo ovviamente si riesce a fare una velocità molto più bassa. È importante comunque trovare un gruppetto che vada alla velocità giusta, perché sennò comunque questi strappi fatti a tutta alla fine si fanno sentire. Discesa molto tecnica, dopo una strada a strappi si tira un po' il fiato, in questo tratto in discesa si può restare sulla ruota recuperando un po'. La strada è molto bella, sede stradale perfetta, non è una discesa molto lunga, comunque è una discesa dove non bisogna farci prendere di sorpresa perché è molto tecnica. Bellissima questa curva, aperta, qui chi sa andare in bici riesce a fare delle linee pulite. Andiamo a vedere la curva che ci aspetta adesso, molto veloce anche questa. È un percorso veramente bello, ogni angolo è un paradiso naturale. Parchi a destra, parchi a sinistra, il lago e le montagne. Una gran fonda da vivere tutta fino in fondo. Non va con la moto lì, non va, non va. Scusi, per San Felice del Benaco. Comunque di pianura ce n'è veramente gran poca, è discesa, strappi, se si riesce a fare la discesa velocemente si arriva lanciato sullo strappo e in primo parte di strappo si fa di slancio e si riesce a fare un po' meno fatica. Se invece la discesa la prendi un po' più tranquillo le cose diventano ancora più difficili. Non sarà durissima, come ha detto l'organizzatore, non ci saranno delle grandi salite, però sei sempre in tensione. Eccoci qua Paolo, qui siamo più o meno al 25esimo chilometro, svolta a sinistra e inizia la salita delle zette. Primi 25 chilometri, tutto mangi e bevi, sali e scendi, gran pianura non ne abbiamo vista. Questa è una salita bella, strada molto ampia, pertanto un appello a tutti, state larghi, c'è spazio per tutti, non è durissima, anzi 5% di media, 2 chilometri scarsi. C'è ancora da fare tanta strada, pertanto gestitevi e gestiamoci anche noi perché oggi è un gran caldo. Oggi fa molto caldo, bisogna bere, fra 12 km troveremo il bivio fra la media e la lunga. Comunque il percorso è panoramico e spettacolare. Bellissimo, soprattutto su questo tratto, vista lago per chi vi guarderà davanti, per chi sarà impegnato a pedalare il lago ce l'avrà alle spalle. Però dai, guarda anche qua, degli scorci impressionanti, veramente bello. Thank you.
La salita, come ha detto Paolo in precedenza, non è dura, si può fare anche con un 53-25 tranquillamente. È una salita dove stare a ruota si risparmia. Siamo ancora a inizio gara, state a ruota, come diciamo in corsa, e tirate poco. Ecco, il 53 la fa lui comunque, e parlava a titolo individuale. No, è una salita molto veloce, molto veloce. E soprattutto adesso è finita. Arrivati a Polpenazzo del Garda, qui come avete visto rotonda a destra, inizia un altro tratto impegnativo, sono 500 metri, qualcosa più qualcosa meno, è un bello strappo qui, un ottimo trampolino, ma di strada ce n'è da fare ancora molta, pertanto giudizio, risparmiatevi, anch'io adesso mi attacco, no non mi attacco, ma magari sì, dai. Siamo arrivati al bivio del medio del lungo, di lì si va a fare il lungo 130 km e di qui si va a fare il medio 102 km. Tazio, ti conviene andarvi qui perché non ti ho visto con una gran gamba. Io e te Paolo ci proviamo per oggi? Proviamo, dai. Andiamo per il lungo? Andiamo per il lungo, tanto non ci corre dietro nessuno, pian piano. Assolutamente. Ciao ciao. Ci dovremmo essere ormai, Paolo. Monte Tesio, questa è la salita più dura della giornata. Mi hanno detto che all'inizio è veramente difficile. Ma... difficile, stringe la sedia stradale, curva 90 gradi, fare molta attenzione e subito pendenze importanti. Te, Paolo, la conosci? Io non la conosco, però mi hanno detto che il primo strappo, i primi due strappi sono veramente duri. Io ho il 39-27, normalmente con quello vado dappertutto, al massimo. Io da quando ho smesso monto la compact e non ho paura di niente, anche perché non dobbiamo fare troppa fatica. Esatto. Non la conosciamo, prendiamola con giudizio. Il cartello dice tutto, pertanto andiamo a scoprire la salita di Tesio. E qua comincia a essere difficile. È dura, però io sto salendo con un 39-25 in questo momento e si sale abbastanza bene. Non abbiamo tanti chilometri nelle gambe, siamo ancora freschi, quindi si può affrontare. È la salita più difficile di questa gran fondo alla fine, ma fatta così, dopo una cinquantina di chilometri, comunque è una cosa fattibile.
dura l'avventura. Avevano detto che era dura e non avevano esagerato. Sono fino a qui 250 metri e, come diceva il cartello, 15%, notevole, col fiatone. Speriamo che spiani, perché 7 km così la vedo dura, eh. No Paolo, con tutto rispetto, 7 km così torno indietro, eh. Non riesco a salire a 90 pedalate, come mai Paolo? No, potete notare come la bici non guarda in faccia a nessuno, no? Qualcuno ci ricordava, ah, quante belle vittorie che avete fatto in due. Forse la bici non se le ricorda, non lo so, boh. Per te Paolo com'è? È così. Tante volte mi dicono, ma per te cosa vuoi che sia? Ma in bici, se non ti alleni, puoi essere forte finché vuoi, non vai da nessuna parte. Breve distanza, una menata tutta la fai. E poi sei subito cotto. Comunque hanno detto uno strappo, ma qui comincia a essere già un po' più di uno strappo. Questa è una salita, come dicevi, dopo 50 km. Adesso che la facciamo, un attimo, posso dire tranquillamente che qui ci sarà la prima grossa selezione e chi ha gambe può già mettere in ordine la gran fondo. Paolo, si vede la cima. Meno male. Meno male, un appello, qualcuno ci aveva detto due strappi molto tosti, invece possiamo dire che questa è una salita vera, una salita lunga, importante, mancano ancora parecchi chilometri alla fine della gran fondo, ma qui chi ha gamba può fare veramente quello che vuole. No, io non me l'aspettavo così dura, anche perché due strappi a casa mia sono 200 metri, 300 metri, invece 2,5 km sono veramente difficili. Come dicevi, due strappi sono due strappi, questa è una salita importante, inizia ad esserci anche un chilometraggio abbastanza importante, si va sopra i 6-7 km se non sbaglio di fondo, offre qualche punto di piccolo recupero, ma inganna, attenzione perché inganna, perché dopo questi piccoli recuperi ci sono subito delle rampe notevoli ancora al 15-16%. È una salita che uno che non è preparato comunque è meglio che faccia il percorso medio, perché qua fa fatica veramente a salire e mancano ancora tanti chilometri. Chi è preparato la può prendere con il proprio passo. Per me il 39-27 era anche troppo duro, un bel 29 mi sarebbe andato bene. Sì, chi opta per il percorso lungo si dovrà organizzare anche sui rapporti, anche se sarà limitato a questo tratto di percorso, ma ripeto, le pendenze sono importanti in questo tratto, pertanto organizzatevi e ancora buon divertimento a tutti. Bene, ci troviamo al bivio del Tesio, dove ci sarà una postazione di cronometraggio seguita da Mais Damma, Massimiliano Martinelli, responsabile della Lombardia per quanto riguarda i servizi Mais Damma. Questo è un punto, diciamo, importante per la manifestazione, perché dove andremo col sistema di cronometraggio, dotando tutti gli atleti di microchip, andremo a smarcare chi effettuerà il percorso lungo e chi effettuerà il percorso medio. Per cui chi passerà di qui farà il percorso lungo e quindi dovranno passare sui nostri strumenti di cronometraggio. Per il momento la discesa non è molto difficile, abbiamo fatto dei falso piani, stiamo iniziando proprio in questo momento a fare dei tornanti un po' più secchi. Non è molto ripida, si vedono bene le curve perché sono sempre ben segnalate. In queste traiettorie qui è dove bisogna sapere andare in bicicletta comunque. Ma per la sicurezza degli atleti in corsa potete stare tranquilli, perché le curve sono molto aperte, i tornanti si vedono anche sul costone. Per il momento è una discesa dove bisogna pedalare parecchio. Andremo a vedere poi la parte finale.
Terminata la discesa del Monte Tesio, siamo a Nuvolento. Una discesa molto veloce, non pericolosa, bella, si riescono a vedere i tornanti, bisogna saper guidare la bicicletta, il fondo stradale è molto buono, una discesa comunque dove si può perdere o recuperare qualcosa. Adesso qui inizia la parte finale della gara e vi spiega Paolo che la conosce bene. Perfetto Paolo, discesa mi riallaccio anch'io, alcuni passaggi da stare molto attenti ma saranno sicuramente segnalati. Qui svolta a sinistra inizia l'ultimo tratto del percorso lungo della Gran Fondo, la parte che interesserà Colli Morenici, diciamo la parte finale ma non priva di insidie, perché comunque non ci sarà pianura, sarà un susseguirsi di sali e scendi che ci porteranno fino a Desenzano del Garda, e adesso andiamo a scoprire anche quest'ultimo tratto. Finalmente siamo di nuovo a Desenzano del Garda, una bella sgambata, io a dire la verità sono anche stanco, non sono più abituato a fare questi sforzi, comunque è stato bello, un bel percorso, non impossibile, ma un po' da soffrire c'è. Ma sì, come abbiamo già detto per strada, adesso che l'abbiamo visto tutto, percorso alla portata di tutti con questa incognita di durezza della salita per chi farà il percorso lungo, ma tutto sommato ottimi paesaggi, un bel posto, strade buone, ci sarà da soffrire, ma perché la bici è sofferenza sempre, anche in discesa, però sarà sicuramente una giornata di divertimento per tutti quelli che decideranno di venire a partecipare. Vi aspetto il 22 settembre qui a Desenzano del Garda, io ci sarò. Paolo in quel periodo? Ma io in quel periodo sarò un po' preso dal mio lavoro, vista l'incombenza dei campionati del mondo in Toscana. Niente, io vi invito più possibile ad essere qua, anche se non ci sarò io vi lascio in mani buone e buon divertimento a tutti. Al 22 settembre. Ciao a tutti. Desenzano del Garda, oggi con Bike Division, il tour operator con il quale gestisco la parte internazionale dell'evento per ciò che riguarda le hospitality, ovvero cercare di promuovere l'evento Gran Fondo Colnago per quanto riguarda un discorso turistico legato al mondo della bicicletta. Un marchio Colnago conosciuto in tutto il mondo e un territorio, quello di Desenzano e paesi limitrofi, che si sposa perfettamente per quello che è il nostro turismo legato al mondo del ciclismo. Nel territorio troviamo il lago, troviamo prodotti enogastronomici e troviamo un Made in Italy importante nel mondo da poter promuovere. Abbiamo collaborazioni che si sviluppano trasversalmente dall'Asia agli Stati Uniti fino ad arrivare alle parti nord europee per portare visibilità a un evento che nel corso degli anni ha assunto un'importanza internazionale per portare sempre più stranieri nel territorio di Desenzano e la Gran Fondo Colnago.